Se definisco una persona una segretaria, cosa vi viene in mente? Una persona che sta lì ad assistere probabilmente un uomo abbattendo a macchina. Se dico segretario, cosa vi viene in mente? Probabilmente vi viene in mente il nome di un segretario di un partito politico o un segretario generale di una grande organizzazione. Ecco, le parole hanno un significato e le parole portano con sé una storia. Sono rimasto dunque molto impressionato quando ho sentito il presidente Giorgio Napolitano definire aberrante la parola sindaca. La parola sindaca è una parola in italiano corretto, come ha detto l'Accademia della Crusca molte volte, è una parola che significa che una donna svolge una certa funzione. Perché abbiamo sempre accettato contadina, parrucchiera e non accettiamo invece avvocata, ministra, sindaca? Perché tradizionalmente c'è un'abitudine a ritenere le donne inadatte a svolgere certe mansioni o che le svolgono soltanto in funzione provvisoria, magari. Quindi una donna ministro è perché si sottintende che per un certo periodo una donna fa quel lavoro, ma non è un lavoro da donna. Allora il presidente Napolitano mi ha deluso perché dovrebbe sapere che l'affermazione della declinazione femminile dei nomi è una cosa che porta con sé anni di studio linguistico, ma soprattutto anni di storia politica e democratica delle donne. È il riconoscimento del diritto delle donne ad essere nella vita sociale esattamente come ci sono gli uomini. E quindi mi auguro che il presidente Napolitano, la prossima volta che si troverà ad affrontare un argomento del genere, non si giustifichi dietro al fatto di avere una certa età. Avere una certa età non consente qualsiasi libertà.